è importante, sarebbe per noi fondamentale, importante ritornare a vincere anche in casa, quindi per noi, per i tifosi, per tutti. Sabato e domenica scorsa ci abbiamo provato, purtroppo non è avvenuta la vittoria, però hanno lavorato bene i ragazzi e quindi speriamo di rivincere nel nostro stadio. Qualcosina bisogna, al di là della tattica, negli uomini, nel senso che Bacio Terracino e Ilari si sono allenati solo stamattina e quindi siccome abbiamo 3 partite, 4 partite nel giro di 15 giorni, 20 giorni, bisogna fare belle le valutazioni perché perdere dei giocatori adesso sarebbe deleterio per noi. Però valutiamo bene tutto, entro domani cercheremo di mandare in campo la migliore formazione perché abbiamo bisogno di tutti. Loro hanno 2 giorni in più di recupero, giocano in casa mentre noi dobbiamo affrontare un viaggio di 8 ore. Quindi secondo me lì non è tanto colpa del Sudtirol, ma di chi fa i calendari e chi crea queste situazioni qui. È come la volta scorsa che sono state rinviate partite importanti e noi abbiamo giocato. Fortunatamente abbiamo vinto, ma secondo me se si rinviano parecchie partite era giusto rinviarle tutte. Secondo me non è il modulo che è determinante, secondo me è l'atteggiamento, è come vai a attaccare, no? Per esempio noi la prima partita abbiamo giocato con Bacio Terracino, Varas e Fratangelo a Ravenna, che di attaccanti veri non ce n'erano, eppure hai creato i presupposti, cioè, è tutto relativo, secondo me è come ti muovi e la cattiveria che uno ha nell'arrivare sotto porta, no? Per esempio domenica c'è stata una palla dove Tulli seguiva l'azione ed era più cattivo. Stavamo a parlare di 1-0, no? Non so se ve la ricordate, la palla di Bacio Terracino che se Giacomo Tulli segue l'azione si trova davanti al portiere da solo a 1 metro dalla porta. Quindi lì, manchiamo in quelle cose lì, in quella cattiveria agonistica e un po' di cinicità davanti alla porta. I risultati ti fanno lavorare meglio, però quando vivi una situazione così precaria, tra virgolette, no? Dove ogni domenica, soprattutto in casa, non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, nel senso regalare una vittoria a noi stessi e soprattutto ai tifosi, perché se lo meritano, no? Poi diventa pesante. Non riuscire a vincere, quindi noi dovremmo andare in campo con la pazienza, con la serietà giusta e ripeto, cercando di sfruttare. Io ieri sera ho visto Sudtirol, Vicenza Sudtirol, il Sudtirol ha sfruttato l'unica occasione che gli è capitata su un calcio piazzato e ha vinto la partita.